pappagallo di Cunellis è l'ultimo momento, i cavalli e così via, sono l'ultimo momento in cui l'oggetto d'arte vive, al punto tale che morde. Culturale contemporaneo, gli anni 60 sono di riporto di un'invasione americana che sta avvenendo col premio Rauscher nel 1964. Di fatto è la rottura post-pop che è molto più importante, dove si esce dal prodotto di consumo. Un pezzo importantissimo è quello di Cunellis, dove mette le gabbie degli uccellini, parte del quadro, dove cioè l'entità vivente rompe con l'oggetto silenzioso. Cioè mette l'energia dentro il quadro. Il quadro non è più una cosa rassicurante come era nei pop, ma è un oggetto inquietante. Bisogna prendersi cura del quadro, il che vuol dire bisogna essere complici, comprimari, partecipare, nutrire. E quindi è un momento di stacco di attitudine a considerare l'arte, che non è più un prodotto silenzioso, ma un prodotto attivo. No? Anzi, gli uccellini muoiono, quindi bisogna rimpiazzare. Cioè c'è una drammaticità dell'opera che prima non c'era. E quindi, di fatto, la tragedia della guerra, che prima era esterna e Fontana, Buri l'hanno voluta dimenticare, adesso il dramma della vita fa parte del quadro. Yannis Kounellis arriva a Roma dalla Grecia per studiare all'Accademia di Belle Arti ed esordisce nell'ambito della Scuola Romana di Piazza del Popolo. A partire dalla seconda metà degli anni 60, realizza opere ideologicamente vicine all'arte povera. Le sue installazioni diventano delle vere e proprie scenografie che occupano fisicamente lo spazio espositivo, uno spazio in cui entrano oggetti di uso quotidiano che evocano la produzione industriale e animali vivi come i cavalli esposti a Roma nella Galleria Lattico di Fabio Sargentini nel 1969. Un quintale di carbone in una stanza pubblica non può essere considerato materiale di carbone, ha una sua polarizzazione dello spazio. Il ferro fa parte della stessa epopea del carbone. La vecchia idea del disegno, il tentativo di abbellire. Non c'è. Il nostro sogno rimane dentro i confini del tardo dopoguerra. La dialettica è stata con l'America, con i minimalisti. Io sono rimasto a questa idea di costruzione epica. Ho cominciato con le lettere dipinte di bianco e poi stampate. Cioè le lettere che sono stampate erano quando ancora era fresco. Allora era un'idea di affresco, no? E rapido, come sempre, senza disegnarlo, era stampato. Allora potevo vedere le distanze, non erano distanze geometriche, ma erano ritmiche, avevano il senso della musica e della fonetica. Non sono stati mai quadri, il senso prospettico. Ma erano dei racconti stampati nel muro. Dunque non è un fatto interpretativo, ma un fatto presentativo. E questo ha caratterizzato il mio lavoro sempre. La pittura nasce dentro un sogno di libertà. È un'identità altamente morale, ma libero.
vedi la volontà intellettuale dell'artista che formalizza. La vera centralità intellettuale è l'immagine. Il sforzo della mia generazione avere questa centralità che ti dà un'idea della precisione e poi ti dà un'idea di non interpretare la pittura, ma leggere quello che la pittura dice. Perché interpretare la pittura è impossibile.